stampare foto in 48 ore? Si può! E c'è un sito apposito! Benvenuti / bentornati sul canale, io sono Chiara Roberta e oggi parliamo di nuovo di stampe fotografiche. Come già preannunciato in altri video, ultimamente sto cercando di stampare una grande quantità di foto per un progetto che ho in mente e che mi porta avanti da praticamente anni. Solo che durante il lockdown ho detto no, basta procrastinare, basta, bisogna assolutamente farlo. Quindi ho iniziato a scremare di tutte le foto che avevo scattato e il digitale è un po' la rovina secondo questo, perché tu continui a scattare foto su foto, poi ce le hai lì, poi ti rimangono lì, ma se non le stampi, insomma, sapete già che io adoro stampare le foto, lo potete vedere là in fondo, adoro fare fotolibri. Questa volta però sto cercando di fare un album fotografico vecchio stile, quindi mi servono le foto stampate singolarmente. È da questo appunto che sto provando diversi siti, eccetera, e oggi parliamo di stampa 48 ore. Sì, stampa 48 ore. Stampa48ore.it è un sito e ti promette di farti arrivare le foto a casa tua in 48 ore. Avranno mantenuto la promessa? Adesso lo vediamo. Innanzitutto partiamo dicendo che per provare e testare questo sito mi sono appoggiata su Groupon, nel senso che ho visto che veramente da tanti anni ci sono proprio su Groupon dei coupon per stampare le foto grazie a questo sito. Allora, il sito è proprio anni 90, nel senso che la grafica del sito è anni 90, cioè non ce n'è. Probabilmente investono di più nel fare le cose con Groupon, eccetera, che nella struttura del sito. Comunque io solo le foto dovevo stampare, il progetto è stato veramente veramente semplice e ecco qua ho il pacchetto. Allora, innanzitutto è la prima volta che mi arriva come stampe fotografiche un pacchetto così, un cofanetto così rispetto alla classica busta. Potete vedere, vi lascio qui nei consigliati e sotto in info box la playlist dei prodotti fotografici, quindi le recensioni dei prodotti fotografici che comprendono anche le stampe fotografiche. Ho testato diversi servizi, per lo più con le foto tot foto gratuite al mese, e invece in questo caso le foto non sono gratuite, sono semplicemente, adesso prendo il mio quadernino e facciamo un po' di calcoli, sono semplicemente delle foto che adesso vedremo anche la qualità, abbastanza economiche rispetto a quello che si trova online. Non so se è meglio iniziare dal quadernino e quindi introdurre il prezzo o vedere prima le foto. Dai, spacchettiamo. Ho qui il mio taglierino Paid by Me, no? Quindi sponsorizzato da me stessa. Chi mi segue da un po' sa che io aprivo i pacchi con la forbice, perché in questa casa ci sono taglierini ma sono tutti arrugginiti e non mi piace usare i taglierini arrugginiti, anche perché poi non tagliano bene. Ecco qua, vediamo, evitiamo di farci del male. Ok, innanzitutto comunque è imballato nel classico pacco postale e scocciato parecchio bene. Ah sì, praticamente è una busta fatta su, forse in questo caso era meglio la forbice. Ecco qua la busta. Vi anticipo già che da questo sito ho stampato 100 foto. Arrivate in una scatolina, qui c'è un numeretto che suppongo sia il numero d'ordine. Scocciate ulteriormente. Oh, sono un po' emozionata. Ed ecco qua le foto. Allora, innanzitutto noto che le foto hanno un bordino bianco. Praticamente tutte le foto, eccetto quelle che ho sistemato in 10x15 esattamente, hanno un bordino bianco. Vediamone una a caso, sempre del cibo, lo sapete già. Hanno un bordino bianco e sinceramente nell'anteprima di stampa questa cosa non c'era.
Quindi non lo so. La cosa che mi importava inoltre per tutto questo progetto di cui ho necessità, visto che ho tante foto, ho necessità di comprendere quali sono state stampate prima, quali sono state stampate dopo e anche che si visualizzi il nome del file. Allora, io qua dietro vedo che abbiamo dei numeri. E per fortuna avevo nominato foto in base al giorno. Vuol dire che qua vedete che c'è scritto 9/9/21 ed è una foto scattata il 9 settembre del 2018. Grazie al cielo, così mi sarà più facile l'ordine. Allora, vi devo dire che sinceramente, per essere foto scattate con il cellulare e anche di un certo tipo, ad esempio tipo foto scattata con un iPhone 6 in piena, adesso non so se si vede bene, in piena notte, non è affatto male. Poi ovviamente io in selezione ho cercato di tenere le foto più carine possibili, ma anche le foto che temevo sarebbero uscite orribili non sono male. Ecco, magari alcune le avrei preferite un po' più contrastate, però non sono stata lì a sistemarle con Photoshop o quant'altro. E ragazzi, direi che sono soddisfatta, la finitura è lucida. C'è alcune foto sono un po' meno belle delle altre, ma perché è proprio un fatto di risoluzione di scatto. Sono contenta, ma sono sinceramente sbalordita, perché alcune foto erano proprio bruttine e non pensavo che sarebbero uscite così bene. Mi piace. Allora, adesso vediamo quanto le ho pagate. Ho il mio quadernino, che avrete visto sicuramente già in qualche altro video. Allora, dicevo che ho acquistato il coupon da 100 foto su Groupon. Su Groupon costava 1,99 euro. Io miracolosamente avevo anche tipo 40 centesimi di sconto, quindi, o tipo un tot percentuale di sconto, quindi le ho pagate 1,59 euro. La spedizione dal sito per le 100 foto, quindi direttamente sul sito stampa48ore.it, costa 8,95 euro. Per un totale quindi di 10,54 euro, che viene cada una 10,54 centesimi, quindi praticamente meno di 11 centesimi. Direi che sono veramente contenta, perché rispetto sì ad altre foto magari siamo riusciti a scendere sotto i 10 centesimi, ma lì penso che si possa vedere in quantità. Allora, io vi dico sinceramente che non ho stampato quantità più alte da qui, perché non avendo testato il servizio non volevo stampare tipo 400 foto per poi ritrovarmi foto che qualitativamente non mi piacevano. Ho preferito stare a risparmiare un po' di meno cada una foto e avere un test di effettivamente la qualità. Sicuramente vi farò un video dove comparerò poi tutti i siti, perché a questo punto i siti testati sono diventati davvero tanti e spesso in privato o anche nei commenti mi chiedete che cosa vi consiglio. E quindi diventa difficile anche per me rispondere, perché sarebbe meglio, penso, fare proprio un video riepilogativo dicendo ho provato questo, quell'altro. Allora, valutiamo in rifinitura, qualità, e sarebbe magari l'ideale stampare la stessa foto, stesso identico file, da siti differenti. Questa è una cosa che è un po' che ci penso. Quindi, tornando alla domanda iniziale, le foto arrivano davvero in 48 ore? A me non è successo così. Mi dispiace, allora, nel senso che
L'assistenza è veramente svelta, eccetera. Addirittura se tu telefoni fuori orario, loro vedono il tuo numero, quindi la chiamata senza risposta, e ti richiamano in orario d'apertura. Quindi questa cosa mi è piaciuta davvero tanto. Il disguido sulla spedizione c'è stata con il corriere, quindi io non mi sento di dire non ti spediscono in 48 ore, perché io ho fatto l'ordine domenica 5 luglio verso le 23, ovviamente sempre al limite, no? Io sempre alla sera. E quindi loro hanno avuto tempo per processare l'ordine, diciamo da lunedì. Le 48 ore, non so se siano 48 ore lavorative, ma non è specificato, e quindi se non è specificato, per me sono 48 ore solari. Al che mi aspettavo di ricevere direttamente, quindi lunedì, martedì sono 24 più 24, di ricevere o il martedì stesso le foto, so che era poco praticabile, perché insomma stampi le foto e non c'è neanche il tempo del corriere, oppure il mercoledì. Cosa è successo? Il 9 luglio, che era giovedì, quindi praticamente mi è arrivata una notifica o il mercoledì o il giovedì, quindi proprio pochi giorni dopo il mio ordine, che mi avvertiva che il corriere aveva preso in carico la mia spedizione. Quindi io il 9 di luglio sono rimasta a casa, non che di solito me ne vada chissà che in giro, sono rimasta a casa ad aspettare il corriere, e il 9 non ha consegnato, il 10, che era venerdì, non ha consegnato. Io ho chiamato l'assistenza del corriere, ma infatti questa è una problematica con il corriere, non con il sito. Cioè, quello che io ho fatto, mi sono sentita di fare da brava rompiballe che sono, è stata chiamare l'assistenza, chiamare quindi stampa48ore.it, proprio telefonare, visto che comunque loro erano stati già gentili, perché io non riuscivo a trovare l'email di conferma d'ordine. Mi hanno detto: guarda che nella spam, e io, oh mio Dio, sono diventata tipo, oh mio Dio, non ho guardato nella spam, mi sento una sciocca, tipo quelli che telefonano, oh mio Dio, la stampante non va, e poi non è attaccata alla corrente. Proprio mi sono vergognata di me profondamente. E giusto per segnalare il fatto che il corriere non solo doveva consegnare un giorno e poi è sparito totalmente, io sono rimasta in pensiero sabato e domenica, perché non continuavo, ovviamente sabato e domenica le assistenze dei corrieri non le puoi chiamare, non puoi avere informazioni, il tracking non si era aggiornato. Alla fine lunedì mi sono arrivate le foto, quindi in totale ci sono voluti 8 giorni solari. Detto questo, se io avessi ordinato specificamente da quel sito per ricevere entro massimo una settimana le mie foto, ecco, sarei veramente insoddisfatta, perché in un sito che si chiama Stampa 48 Ore io mi aspetto di avere almeno massimo in una settimana le foto. Poi so benissimo che altri servizi magari ti ci vogliono 10 giorni, addirittura 2 settimane, 3 settimane, e non era il mio caso, io non avevo urgenza, anche se mi sarebbe piaciuto far uscire questo video settimana scorsa, però purtroppo così non è potuto essere. Diciamo che tutto sommato io sono contenta, perché le foto grosso modo mi piacciono, e nella mancanza, ecco, quello che vi dico è che non ho una foto, non ho foto scattate con macchine fotografiche per vedere se le foto scattate da telefono vengono risaltate, e se vengono risaltate anche le foto, diciamo, fatte con una certa risoluzione e con un certo tipo di scatto, o se vengono penalizzate, perché già mi era capitato su qualche altro sito che adesso non ricordo, in qualche altra occasione nella mia vita, di avere delle risaltate delle foto stampate da cellulare, però delle foto e ottenere invece la stessa identica risoluzione, tipo lo stesso identico risultato con delle foto in realtà professionali, e quindi lì dici ti storce il naso, perché nel momento in cui a te va bene che stampi, che scatti sempre da cellulare, però nel momento in cui io scatto da macchina fotografica professionale è perché voglio una buona risoluzione di stampa, voglio avere una bella foto.
Detto questo, sono veramente contenta e penso, a parte questa cosa dei bordini bianchi, che non l'ho capita, magari mi informerò. Veramente non l'ho capita, perché adesso vi faccio vedere che di alcune foto ho stampato, ho fatto degli accrocchi, tipo di questa foto. Vedete che sono due foto insieme. Io, per non stampare veramente tantissime foto, perché poi a un certo punto le devo incollare sul mio album fotografico e non ci sarebbero state, perché sono, alla fine sono 10x15 queste foto, ho fatto queste sorta di collage e l'ho fatto proprio creando il file in Photoshop e inserendo, anche queste sono due, e inserendo le due foto una a fianco all'altra. Quindi questo file esattamente è da 10x15 ed è stampato correttamente, mentre queste altre foto qua hanno i bordi. Quindi probabilmente c'è stato questo adattamento automatico al formato rispetto al formato originale della foto. Ecco, mi sarebbe piaciuto saperlo o poter quantomeno scegliere, perché magari in questo caso magari mi va anche bene, perché ci posso giocare mettendoci, che ne so, del washi tape qua in alto, o scrivendoci qualcosa con il pennarello indelebile, oppure ritagliarle nel caso in cui ce ne voglia far stare ancora di più nella pagina. Solo che mi sembra un po' scorretto neanche notificare la cosa, perché io ve lo giuro non ho visto, non ho flaggato niente, quindi nessuna correzione automatica del colore, niente di niente, e nessuna opzione riguardo all'adattamento automatico del formato. Ecco, per questo è tutto. Io vi dico già, vi anticipo che nelle prossime settimane ci saranno altre recensioni di altre foto, perché finalmente sono riuscita a stamparle tutte e abbiamo altri due servizi, uno che mi avete chiesto spesso e quindi ho detto no, vabbè, devo provarlo assolutamente. Vi ringrazio per essere stati con me, spero di esservi stata utile e di aver sproloquiato giusto un pochino, non troppo. Ci vediamo settimana prossima con il prossimo video, sabato alle ore 16. E vi lascio di nuovo sotto la playlist in info box e qui nei consigliati. Iscrivetevi e allertate la campanella per rimanere aggiornati sui contenuti, sui video che pubblico. E se vi fa piacere, lasciatemi anche i commenti di quali servizi di prodotti fotografici vorreste che io provassi. Ci vediamo sabato prossimo, grazie ancora per essere stati con me, e bye bye!